La Cudi Podcast. Dialoghi sul cospirazionismo a partire dal libro di volume 1, La Cudi Complotto. Edizione Allegre, Roma, 2021. Seconda puntata. Benvenute e benvenuti, seconda puntata della Cudi Podcast. Una serie di conversazioni con Wu Minguno a partire dal suo ultimo libro, che è La Cudi Complotto, uscito lo scorso 25 marzo per le Edizioni Allegre. Io sono Luca Casarotti, come Mariano Tomatis, che abbiamo ascoltato nella scorsa puntata di questo podcast, anch'io sono un personaggio del libro, che a un certo punto fa la sua comparsa in veste di coordinatore del Legal Team della Wu Ming Foundation. Bentornato Wu Ming 1. Ciao Luca, ciao a tutte e tutti. In questa puntata vorrei che parlassimo di alcuni punti di metodo e di alcune questioni strutturali che plasmano questo libro. Tante volte ci siamo detti che gli oggetti narrativi non identificati hanno nel loro genoma l'ibridazione. E l'ibridazione è molto evidente in questo libro, dove tu sperimenti diverse tecniche narrative, alcune delle quali piuttosto eclatanti. Faccio soltanto un esempio. A un certo punto tu dai conto di una cronologia di eventi particolarmente serrata. Gli eventi si accavallano nel volgere di un brevissimo lasso di tempo. Per dare il senso di questa concitazione, abolisci completamente la punteggiatura. Quindi ci sono un paio di capitoli in cui gli unici segni punteggiatura che noi troviamo sono i punti fermi. Un'altra cosa che è particolarmente evidente è che spesso tu fai dichiarazioni di metodo, cioè spieghi il tipo di operazione che stai svolgendo. Le dichiarazioni di metodo sono molte, qui possiamo soffermarci su un paio di esse. Quella che mi sembra fondamentale, perché in qualche modo determina le altre scelte di metodo che tu fai nel corso del libro, è la scelta di un approccio che è al contempo morfologico e genealogico. Morfologia vuol dire raccontare le somiglianze strutturali tra eventi diversi, gli isomorfismi, per dirla con un tecnicismo, quella che Wittgenstein chiamava la rappresentazione perspicua, übersichtliche Darstellung in tedesco, e invece genealogia significa dar conto degli eventi seguendo l'asse dello scorrimento del tempo, seguendo la cronologia. Allora, prima di chiederti il perché hai fatto questa scelta, faccio un brevissimo commento. L'approccio genealogico e morfologico a un tempo, ad oggi, può apparire non ovvio perché non è ovvio, però quantomeno una tecnica, un metodo di indagine già sperimentato. Lo si deve soprattutto a Carlo Ginzburg e al suo libro Storia notturna del 1989, che tu citi infatti nel testo. Ecco, Ginzburg in quel libro dà conto sia di somiglianze strutturali tra i vari miti e riti che indaga, sia della cronologia degli eventi, quindi dà conto sia della struttura sia dell'evento. Però è interessante notare come lo stesso Ginzburg, in un libro di 3 anni prima, Miti, emblemi, spie, del 1986, ancora si dibatteva nel dilemma tra un approccio, la scelta di un approccio morfologico e la scelta di un approccio storico, genealogico. Cioè, ancora lui credeva che l'un metodo escludesse l'altro. Nella prefazione a quel libro del 1986, Ginzburg annuncia la ricerca che poi sarebbe confluita in Storia notturna e dice che ancora non si era deciso tra l'un metodo e l'altro. Poi sceglie di percorrere entrambe le strade. Quindi questa
idea di coltivare insieme un approccio genealogico e morfologico fino a 30 anni fa era tutto tranne che scontata. A questo punto, per darti la parola, ti chiedo come mai tu hai dovuto usare l'un metodo e l'altro metodo. QAnon è un conglomerato di conglomerati di fantasie di complotto. Mette insieme molte versioni di molte storie che si modificano di continuo, ma sempre gravitando intorno a certi nuclei, a certe narrazioni base. Possiamo usare la parola mitologema. Quando asciughiamo all'osso il riassunto di una storia, riducendolo a poche frasi o addirittura una frase sola, invariabilmente tocchiamo un fondo mitologico. Il riassuntino ci rivela che quella storia l'umanità se la racconta da millenni. Cambiano i contesti, appaiono o scompaiono dettagli, varia l'intreccio, ma la favola resta quella. Ecco cos'è un mitologema. Un esempio: una setta di cospiratori cattura, sevizia e dissangua bambini per usarne il sangue a fini rituali. Questo è uno dei mitologemi che troviamo nella nebulosa narrativa di QAnon. È uno di quelli con più massa gravitazionale, ma non è l'unico a esercitare attrazione, a far ruotare intorno a sé molti elementi. Ce ne sono molti altri. Ad esempio, c'è un sovrano barra uomo di potere è in realtà un sosia, un doppio di quello vero, scomparso o ucciso molto tempo prima. Secondo molti credenti in QAnon, Hillary Clinton e Barack Obama sono in realtà dei cloni. Quelli veri sono stati giustiziati a Guantanamo alcuni anni fa. E un altro mitologema è: sotto i nostri piedi c'è un mondo sotterraneo fatto di gallerie e basi segrete in cui si ritrovano oscuri nemici della nostra civiltà. Un eroe ne scopre l'esistenza e li sgomina. E potrei elencarne diversi altri. Aggiungo un'altra dimensione interpretativa. QAnon è una sintesi di storie antichissime e dinamiche di propagazione ultramoderne, perché come fenomeno e come movimento non esisterebbe senza internet, senza i social network. Quindi nel prenderlo in esame bisogna mantenere un doppio sguardo per render conto sia dell'innovatività delle dinamiche, sia del déjà vu che prende possesso di noi quando esaminiamo il contenuto, quando esaminiamo le storie. Allora, l'approccio morfologico era necessario per mostrare che con le narrazioni di QAnon abbiamo già avuto a che fare, e molte volte, perché ognuna delle storie rinvenibili nel conglomerato presenta numerosi isomorfismi con altre storie, fantasie di complotto, leggende d'odio. Questo approccio qui, basato sulle somiglianze strutturali, mi è servito anche a isolare quelle che, secondo me, sono le caratteristiche base di ogni fantasia di complotto, per comprendere cosa distingua i complotti fantasticati dai complotti reali. E anche per comprendere, uso questo termine, l'aerodinamicità delle fantasie di complotto. Perché volano così bene? Perché si diffondono con tanta facilità? Plausibilmente perché soddisfano dei bisogni e perché la loro struttura dialoga in modo brillante con la nostra psiche, sono perfette per certi nostri bias cognitivi, e nel libro sviluppo il discorso anche in quella direzione. Tutto questo però non basta, perché non rende conto di alcune importanti specificità di QAnon e non rende conto del processo che ha portato quelle storie a conglomerarsi. Ci vuole allora anche l'approccio genealogico per ricostruire quando e come varie fantasie di complotto hanno cominciato a convergere. Quando certe scene, certe immagini chiave, ad esempio l'abuso rituale satanico, si sono fissate nell'immaginario collettivo. Come giustamente fai notare,
nella Q di complotto io cito più volte Storia notturna di Ginsburg, cito esplicitamente parte della sua ricostruzione storica. Il cosiddetto complotto di ebrei e lebbrosi del 1321 ha fornito una matrice di fantasia cospirativa che più tardi, in un'Europa già sconvolta dalla peste, ha interagito con altri stimoli, con l'operato dell'Inquisizione e con retaggi di riti ed estasi sciamaniche, reminiscenze presenti nel sostrato culturale europeo, e tutto questo ha trovato una sintesi nella scena del sabba, del ritrovo notturno di streghe, scena intorno a cui ruotano i processi per stregoneria. Io tutto questo lo cito esplicitamente, pagando il mio debito con Ginsburg, ma c'è anche un continuo rimando implicito a quel libro, un rimando che la tua sensibilità di lettore ha ben colto. Nello scrivere la Q di complotto io ho tenuto sempre presente Storia notturna, era sempre ai margini della mia visione, c'era il campo di forza di quella ricerca, la sua rete elastica tesa allo stremo, tensioni metodologiche ed epistemologiche, e non ne ho adottato tout court le soluzioni formali. Il mio è un libro diverso, ma di certo senza la lettura e rilettura di Storia notturna la Q di complotto sarebbe molto diverso. È uno dei libri fondamentali, insieme al Pendolo di Foucault, con cui però dialogo in modo più esplicito, più vistoso, o al Mattino dei Maghi di Paul Sabregier, con cui combatto, o i libri di Furio Iesi su mito e macchina mitologica, eccetera. Abbiamo detto che Ginsburg è uno degli autori a cui ti rifai per il metodo. Altri due autori che citi a questo proposito sono Deleuze e Guattari. In particolare, tu riprendi la loro proposta di creare concetti, che è una proposta spiegata in un libro del 1991, Qu'est-ce que c'est la philosophie, che è stato tradotto anche in italiano e più volte ristampato, ma oltre a questo, che è un lascito esplicito che tu dichiari come assunzione di metodo, c'è un altro lascito della filosofia di Deleuze che secondo me opera sotto traccia nel tuo libro, cioè la proposta di fare della pop filosofia, della filosofia pop. Deleuze aveva coniato questo sintagma nel 1977 in una conversazione con Claire Parn. Poi quell'espressione ha conosciuto una fortuna, proprio fortuna inteso alla latina, come vox media, fortuna sia positiva che negativa, perché ci sono stati tanti autori e ci sono tuttora che credono di fare della filosofia pop perché infilano più o meno a caso nei loro ragionamenti la citazione di un B-movie italiano degli anni 70 o della saga di Batman di Christopher Nolan. La proposta di Deleuze era completamente diversa. Lui diceva che bisogna fare della filosofia, quindi bisogna pensare per concetti, anche applicando il pensiero filosofico a tecniche, a prodotti della popular culture. Tu fai della pop filosofia nel tuo libro perché innanzitutto studi un fenomeno che, volenti o nolenti, è un fenomeno di massa, e poi adotti delle tecniche pop, adotti tecniche narrative della non fiction creativa, usi il dialogo, che ovviamente è lo strumento filosofico per eccellenza, ma nel tuo libro il dialogo avviene con dei personaggi romanzeschi. Quindi, in questo senso, la Q di complotto è un oggetto narrativo non identificato, ma è anche un oggetto pop filosofico. Torniamo però al punto importante, che è la proposta di creare concetti. Allora, come mai serve creare concetti per descrivere il fenomeno del cospirazionismo? Nello studiare il cospirazionismo, o meglio, i tentativi di inquadramento teorico
del cospirazionismo, le analisi sul cospirazionismo. Nel corso degli anni ho accumulato molta frustrazione nei confronti delle aporie, dei buchi di senso, delle domande sbagliate, delle risposte sbagliate a domande giuste, disseminate da molti studiosi, autori, analisti nei loro testi. E così, quando mi sono risolto a scrivere la Q di complotto, ho deciso di fare un inventario di concetti, scartando quelli inutili, che facevano solo rumore, quelli fuorvianti, che portavano fuori strada, quelli dannosi, che rovinavano proprio il discorso, e di converso, mantenendo quelli che potevano essere utili, quelli che permettevano di comprendere, e creandone ad hoc dove ne sentivo la necessità. Un concetto viene creato quando c'è un problema che senza quel concetto non potrebbe essere nemmeno inquadrato, non solo non potrebbe essere affrontato, ma non potrebbe essere nemmeno compreso come problema. C'è un'esigenza, c'è un rumore sordo, un brusio di discorsi che alludono a un problema, ma senza un concetto adeguato non si riesce a capire quale sia il problema. Si rimane ad ascoltare quel brusio, quella cacofonia di discorsi, quel rumore che disturba il segnale e non ci si rende conto di quale sia il problema. Un concetto serve a quello. Poiché di brusio ce n'è tanto quando si affronta il cospirazionismo, brusio che allude a dei problemi che vanno isolati, inquadrati, affrontati, spesso è necessario creare concetti. Io l'ho fatto, ne ho creati svariati, altri non li ho creati lavorando al libro, ma erano stati creati prima da Wuming come collettivo, dalla Wuming Foundation, durante il lavoro su JAP, durante i vari laboratori della Wuming Foundation, come ad esempio narrazione tossica, o come virocentrismo, parlando della pandemia, un concetto che si è affermato nelle discussioni su JAP della primavera 2020. Narrazione diversiva è un altro concetto elaborato da Wuming, e così via. Altri invece li ho creati ad hoc per il libro. Mi servivano, ne sentivo fortissima la necessità, e quindi li ho creati facendoli aderire appunto alla materia difforme del mio argomento, della mia tematica. Altro suggerimento di Deleuze e Guattari: devono avere forme irregolari i concetti, perché irregolare è il problema a cui vanno applicati. Li ho creati e poi ho cercato di farli lavorare, di metterli al lavoro, di metterli alla prova, di sottoporli a stress test, lo faccio in tutto il libro. L'altro aspetto interessante della tua domanda è quello che ho chiamato, non nel libro ma in una conversazione con Florian Kramer, il piano di immanenza di QAnon. Appunto, hai detto pop filosofia, filosofia pop, usare la filosofia intesa deleuzianamente, catarianamente, come creazione di concetti, non come disciplina, affrontare ciò che è pop, ciò che è popular, creando concetti. QAnon è sicuramente popular, è sicuramente cultura pop. Questo è il suo piano di immanenza. Mi spiego. Ho detto diverse volte, lo dico anche nel libro, che QAnon è molte cose simultaneamente e ha almeno 5 dimensioni principali. Da un lato è un gioco di società, un gioco di ruolo, un gioco in rete, un gioco di realtà alternativa, senza un finale già scritto, diventato mostruoso. Poi è un modello di business, ci sono svariate persone che hanno tratto un profitto da QAnon, è una setta, per quanto molto peculiare, una setta di tipo nuovo, completamente plasmata da internet, senza sedi fisiche, è un movimento reazionario di massa che a un certo punto ha anche cercato di penetrare le istituzioni della politica americana, un network terroristico in potenza e tante altre cose. Ma c'è un piano di immanenza, una dimensione che rende possibili le altre dimensioni, che sta sotto, su cui si appoggiano
le varie altre dimensioni. E questo piano di immanenza è il pop. QAnon è un prodotto della cultura di massa, della cultura pop del XXI secolo. È una sottocultura pop, prospera su internet, e allo stesso tempo ha coltivato una vera e propria ossessione per Hollywood, il mondo dello spettacolo, e è stata una comunità di persone che erano allo stesso tempo dei fan e degli hater, ma sempre all'interno di una logica da fandom. Da un lato avevano come idolo una celebrità, come Trump, e anche un protagonista delle cronache mondane, di costume, quindi comunque un VIP, una celebrità, un personaggio dello show business, e allo stesso tempo manifestavano un odio ostentato per alcuni attori, cantanti, altri conduttori televisivi, giornalisti famosi, percepiti come appartenenti al campo avverso. Il caso più celebre è quello di Tom Hanks, è risaputo, Celine Dion, Beyoncé. Nel tracciare la genealogia di QAnon è stato fondamentale non sottovalutare la cultura pop e la controcultura. Chi come me è cresciuto nelle culture underground degli ultimi decenni del XX secolo non può fare a meno di percepire un'aria di famiglia quando guarda alle variegate influenze di QAnon. La storiella sull'adrenocromo, la sostanza presuntamente ringiovanente, rinvigorente, l'elisir di lunga vita che i membri della cabal otterrebbero succhiando il sangue dei bambini schiavi, viene direttamente da un testo fondamentale della cultura pop infusa di controcultura dei primi anni 70, cioè Fear and Loathing in Las Vegas di Hunter S. Thompson. Dopodiché QAnon usa tutto un immaginario psichedelico, c'è il fenomeno conosciuto come conspirituality, cioè cospirazionismo più spiritualità. Conspirituality è un neologismo coniato una decina di anni fa per poter rendere conto delle convergenze tra cultura new age, post-hippie, post-controculturale e fantasie di complotto. Ma al di là, diciamo, dei filoni specifici, la cosa più importante da dire è che QAnon è una fantasia di complotto partecipativa. Questa dimensione partecipativa non sarebbe stata possibile a questi livelli prima di internet. Combinando approccio morfologico e approccio genealogico, ho fatto un'operazione che mi sembra non avesse fatto nessuno prima, cioè trovare un precedente, una fantasia di complotto che fosse anche un gioco, un esempio di cultura pop partecipativa che avesse a che fare col mondo dello spettacolo e con la controcultura e che presentasse alcuni topoi in comune con QAnon. Number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, Neanderman. Ed è così che ho rintracciato un momento isolato, un momento importante nella convergenza delle storie che sono diventate tutte insieme il fenomeno QAnon. Questo momento importante è quello Paul is Dead, vale a dire la fantasia di complotto diffusasi a partire dal 1969, secondo cui Paul McCartney era morto in un incidente stradale nel 1966 e i Beatles superstiti lo avevano rimpiazzato con un sosia, un certo Billy Shears, che da allora si spaccia per Paul McCartney. Se non avessi individuato il piano di immanenza di QAnon, sarebbe sfuggita questa connessione che secondo me è cruciale e importantissima tra QAnon e la fantasia Police Dead. Capire qual è il piano di immanenza è un altro dei suggerimenti che danno Deleuze e Guattari
quando spiegano che cos'è la filosofia, il piano di immanenza è quello su cui appoggeranno i concetti che verranno creati. Senza un piano di immanenza non si possono nemmeno creare i concetti, perché non avrebbero una base su cui appoggiarsi. Il piano di immanenza di QAnon è la cultura pop del XXI secolo, il modo in cui la cultura pop del XXI secolo rielabora quella del XX, e anche il modo in cui la cultura pop del XXI secolo rielabora elementi della cultura popolare dei secoli precedenti. Se si ha ben chiaro questo, si possono adottare gli approcci di cui abbiamo parlato finora e si possono far lavorare bene anche molti dei concetti di cui ho fatto l'inventario nel libro. Per concludere, ti faccio ancora una domanda sulla creazione di concetti, perché questa scelta di metodo si riflette anche sulla struttura del libro, nel senso che tu proponi un concetto e poi ne fornisci una definizione o una ridefinizione. Quindi nel libro c'è una serie di lemmi, proprio come fossero le voci di un dizionario, e anche in questo il precedente di Deleuze e Guattari è significativo. Quindi ti chiederei di parlare di un paio di questi concetti che mi sembrano fondamentali nella messa a punto della tesi politica che tu sostieni nel libro. Sto pensando ai concetti di omeostasi del sistema e di narrazione tossica, ne parlavi tu stesso poco fa. Il primo è un concetto inedito, lo utilizzi nella Q di complotto per la prima volta, mentre il secondo, come dicevi, è familiare a chi conosce il lavoro di Wu Ming, perché lo usate ormai da anni. Ne mancava però una definizione, che in questa occasione vi siete sforzati di elaborare. Tra l'altro, la definizione del concetto di narrazione tossica è uno dei punti in cui al tuo libro, quindi a un libro solista, danno un apporto riconosciuto anche gli altri Wu Ming. E non è il solo punto in cui questo accade. Sì, la definizione di narrazione tossica, che è perfezionabile, forse un po' troppo lunga, e la definizione di virocentrismo sono due apporti collettivi a un libro solista. Qui uso apporto più o meno come si usa in parapsicologia. Si ha un apporto quando un medium fa comparire dal nulla un oggetto inanimato, una sorta di teletrasporto medianico. Narrazione tossica è un concetto che abbiamo introdotto nel 2010. Controllando sui motori di ricerca non risultano utilizzi precedenti in lingua italiana dell'espressione narrazione tossica, mentre esistono pochissimi sporadici utilizzi en passant non concettualizzati di toxic narrative in inglese. Nel biennio 2008-2009 in tutto il mondo l'espressione toxic narrative, secondo Google, è stata utilizzata in rete soltanto 6 volte. In tutto l'anno 2009, cioè l'anno precedente al post in cui introducemmo questo concetto, risultano 0 occorrenze in lingua italiana. Nel 2010 abbiamo cominciato a utilizzarlo, mettendo a fuoco gradualmente di cosa si trattasse. Molte altre persone hanno cominciato a utilizzarlo, ma usavano l'espressione in maniera molto generica, a volte come sinonimo di fake news. Era un uso non concettualizzato, diverso dal nostro. Però ci siamo resi conto che noi davamo per impliciti molti aspetti della narrazione tossica e che questa concettualizzazione era sparsa, appunto, qui e là, in 10 anni di discussioni. Virocentrismo è un concetto
più intuibile nel suo significato, lo dice la parola stessa, mettere il virus al centro. Ed è un concetto che abbiamo utilizzato molto nel corso del 2020, lo abbiamo introdotto nella primavera del 2020, durante la cosiddetta fase 1, come si chiamava allora, la prima ondata della pandemia, e riteniamo tuttora che sia molto utile, permette di esprimere una critica della gestione dell'emergenza pandemica, mettendo, secondo noi, l'accento nel posto giusto, mettendolo dove va. Questi apporti del collettivo sono materializzati appunto all'improvviso dalla voce narrante, dal personaggio che dice io, dal personaggio che sarebbe l'autore. Anche omeostasi del sistema ha la sua definizione. Sporadicamente si era parlato in discussione su Giappa anche dell'omeostasi, ma non se n'era ancora fatto un concetto. L'omeostasi è la stabilizzazione, il riequilibrio del sistema, è un concetto che viene usato in modi differenti in psicologia, nelle scienze naturali. Nella Q di complotto questo concetto è correlato a quello di narrazione diversiva. L'ideologia dominante del capitalismo, i suoi meccanismi di controllo, il suo intimo funzionamento, la sua logica di fondo, i dispositivi che operano tutto il giorno, tutti i giorni per tutelare il sistema. Tutto questo è l'omeostasi, la stabilizzazione. Le narrazioni diversive, che includono le fantasie di complotto, ma esistono anche narrazioni diversive che non sono fantasie di complotto, insomma, le narrazioni diversive hanno la funzione di stornare, allontanare l'attribuzione di responsabilità al funzionamento stesso del sistema. Ragionando in termini di insiemi, potremmo dire che le fantasie di complotto sono un sottinsieme delle narrazioni diversive, che a loro volta sono un sottinsieme delle narrazioni tossiche. Le narrazioni tossiche, nel loro complesso, non sono altro che il racconto che il sistema fa di se stesso, il modo in cui il sistema si narra. Bene. Grazie Wuminguno, finisce qui la seconda puntata della QD Podcast. L'appuntamento è a settimana prossima. Wuminguno dialogherà con una nuova interlocutrice, che sarà per l'occasione Selene Pascarella. Di nuovo grazie a tutte e tutti. Grazie Luca e a tutte e tutti, a risentirci alla settimana prossima. Much.